È un volo alto sul cinema di Bagheria, ma non soltanto sul cinema, perché la storia che noi raccontiamo delle sale cinematografiche e del cinema a Bagheria e abbiamo cercato di inserirla nel contesto più generale della storia vera e propria del paese e dei suoi abitanti che in qualche modo sono cresciuti con il cinema e con i film che si proiettavano a cominciare dall'inizio di questa storia, dagli anni 10 col cinema Aurora e con gli altri cinematografi che funzionavano con il muto. Infatti una parte importante di questa storia è addirittura costituita dal cinema parrocchiale, che funzionò almeno 10 anni, dal 1938 al 1948. E noi ci percepiamo come spettatori, perché andiamo al cinema e vediamo un film sullo schermo. E poco ci importa, insomma, adesso forse quasi nulla di chi lo fa, se non quelli che fanno il film. Perché noi abbiamo cercato di parlare anche del pubblico e degli esercenti, dei professionisti, cioè di chi nel cinema ci vive. In gran parte abbiamo scoperto che non è solo un lavoro per molti, è anche una passione, anzi soprattutto una passione. Quindi volevamo scrivere la storia della passione per il cinematografo, inteso nel suo doppio senso di cinema e di sale, che a Bagheria è potente fin dagli inizi del secolo scorso, cioè intorno al 1913-14 circa. Quindi questa passione... È il primo film che è stato proiettato a Bagheria? Il primo film, noi non abbiamo tracce del primo film, sappiamo che il primo locale si chiamava Aurora. Il libro di Biagio Napoli, di Mimmaiello, è un libro che racconta indubbiamente storie di questo paese, di questa città, però in realtà credo che sia una storia anche esemplare di cosa il cinema è stato, che cosa ha rappresentato per una serie di comunità, soprattutto piccole, non certamente le grandi città, ma le mille piccole e medie città di cui è fatta l'Italia, nel Novecento sono state costruite anche attorno ai cinema. C'è questa linea che lega Bagheria al cinema da molti, molti, molti decenni, e quindi Biagio Napoli e Mimmaiello si sono divertiti a raccogliere testimonianze, avevano già dedicato un primo testo a questo argomento, questo è più specifico, ma se ci guardiamo intorno l'Italia è costellata di bagherie legate al cinema, questo non dobbiamo dimenticarlo. Noi Bari Voti puntiamo a credere che quello che è accaduto in questo paese è accaduto solo qua. Poi questo è vero solo in parte, nel senso che il legame tra questa comunità e il cinema è stato veramente profondo, specialmente nell'epoca d'oro della sala cinematografica. Ecco.